Oh potente slime della notte, mostraci il tuo oscuro potere! Sbaglio o c'era qualcosa dietro di me? Ragazzi, che cos'è? Inizio ad avere davvero paura! Oh mio Dio, ragazzi! Ragazzi, non lo so che cos'era, ma c'era qualcosa, ragazzi! Ragazzi, era come, non lo so, una zampa. Ok, forse era semplicemente un procione. Sì, certo, un procione al quinto piano? Beh, un procione volante. Poco credibile, eh? Oh mio Dio, ragazzi, che cos'era? Vi prego, scrivetemelo nei commenti. L'avete visto anche voi? Cioè, come la possiamo descrivere? Era una zampa di colore? Ma forse erano i miei gatti. Oddio, è vero che Fufi è ciccione, ma non così tanto. Ok, dobbiamo controllare. Ragazzi, devo tornare lì. Ma poi perché mi sono messa in questa stanza? Potevo uscire di casa e scappare. Ormai la porta è troppo vicina a lui, o lei, o questo, o qualsiasi cosa sia. Vi prego, supportatemi iscrivendovi al canale e lasciatemi un pollice in alto se anche voi avete visto qualcosa. Dai Sonia, non c'è niente, stai serena, non è nulla, hai visto? Non c'è proprio nulla. Ho perso anche le ciabatte strada facendo. Ragazzi! Neanche il cellulare con me per chiamare la polizia. Cercherò di spiare. Oh no, ragazzi, mi può vedere il riflesso nello specchio. Oh, mamma, come faccio? Ragazzi, ha un respiro super affannato, non lo so cosa sia, ma io ho paurissimo, aiuto. Non posso neanche infilarmi sotto al letto, un letto a cassettone. Ragazzi, non c'è più. Pure Audrey si è spaventata, oh mio Dio, ma cos'era? Devo uscire da questa casa, devo scappare. Ok. È chiaro, c'è qualcuno qui dentro. Andiamo. Ogni ciò che è tuo. Oh mio Dio, avete sentito? Chi c'è lì? Che cosa vuoi da me? Sai cosa voglio? No, non lo so, che vuoi? Che ci fai a casa mia? Come sei entrato qui? Ragazzi, devo scappare. Devo scappare. Non puoi scappare da me, Sonia. Sonia, tranquilla. Magari è semplicemente il vicino di casa che ha bisogno dello zucchero. Oh, no. Vicino, stai buono, eh? Ti do tutto lo zucchero che vuoi. Voglio lo zucchero. E che cosa vuoi? I tuoi orsetti gommosi. No, non li avrei mai. Vuoi fermarmi, Sonia? Sto arrivando! Aiuto! Io ti ucciderò! Sì, certo, con gli orsetti gommosi. Oh, ragazzi, è sparito! Dove è finito? Mostro? Ehi! Ragazzi, lo devo sconfiggere. Devo andare lì e dargli una mazzata in testa. Certo, però prima mi ci vuole una mazza. Perché a casa tengo soltanto dolci? Stiamo entrando. Non c'è nessuno. Ragazzi, dove è finito? Comincio ad avere davvero paura. Qui è tutto tranquillo. Sonia. Ma è il momento di
prendere i tuoi orsetti con noi. E che ci vuoi fare con i miei orsetti? Oh, Sony-chan, ma è ovvio. Me li mangerò in un solo boccone. Tu spregevole belva, non avrai mai i miei orsetti. Scommettiamo. Ma che fa? Scusa, mi hai rubato le caramelle. Ah, intendevi quegli orsetti gommosi? Certo, quali se no? Beh, pensavo ai miei bambini. Tu mangi i bambini? No. E poi non mangi del mostro? Volevo dire, no, ovvio che non mangio bambini. Scusami, ma sei venuto sin qui, sin a casa mia, per prenderti un pacchetto di orsetti gommosi? Non potevi comprarteli al supermercato? Ma mi hai visto? Beh, sì, ok, non sei bellissimo, però... Hai idea che succederebbe se entrassi in un supermercato? Aiuto, lupo, lupo, salvateci! Si ripete sempre la stessa storia. Beh, sì, ok, ma il fatto è che voi lupi non siete cattivi. Beh, tu sei un lupo mannaro. Al massimo un lupo mammone, vivo ancora con i miei. Ma come? Sono anche un lupetto, parola di scout. Ti sei saziato? Era tanto che non li mangiavo. Ma se vuoi te ne compro qualche altro pacco. Davvero? Sì. Oh, grazie, sei la mia idola. Ma no, dai, per così poco. Beh, allora lo possiamo dire che sei un mostro buono. Ma io non sono un mostro. Per l'appunto io non mangio bambini, sono vegetariano. Ma come, un lupo vegetariano? Neanche una bistecca ogni tanto? Carne? No! Che orrore! Ragazzi, ma avete capito? E pensate quanti pregiudizi che abbiamo nei confronti dei lupi. Qualcuno qui in casa tua avrà le pulci. Beh, so chi potrebbe essere. Lo stesso che ti sta rubando gli orsetti gommosi. No, sono del lupetto. Caro lupo, quindi possiamo dire che siamo diventati amici? Qua la mano! Oh, ma che carino! Questo sì che è un super abbraccio gommoso! Se questo video di Halloween in compagnia del nostro amico lupo vi è piaciuto, mi raccomando, fatecelo sapere in un commento e noi vi mandiamo un super abbraccio gommoso e ci rivediamo ad un prossimo video. Vai, qui la zampa!